Al centro della Valle dell'Ossola, in un'ampia conca quasi circolare, siede la città di Domodossola, che da piccolo borgo tranquillo è diventata oggi centro pulsante di vita, dove si accentra gran parte della popolazione ossolana. Punto di confluenza di sette valli e collocata lungo la direttrice che collega l'Italia alla Svizzera attraverso il Passo del Sempione, la città ha radici che affondano nella storia. L'antica Oscella dei Leponzi, citata per la prima volta dal geografo Tolomeo vissuto nel II secolo d.C., divenne Domus Oscelle nel corso del dominio romano. Visse e prosperò nei secoli grazie alla collocazione geografica privilegiata, punto di passaggio obbligato attraverso le vie delle Alpi. La via più importante è quella del Sempione. Questa direttrice che da Berna porta a Milano, oggi in 2 ore e mezzo, venne inaugurata nel 1906 dal re addirittura. E nel 1906 ci fu anche l'Expo a Milano all'insegna del Traforo del Sempione. La vocazione di Domodossola, città di frontiera e punto di passaggio, è ben riassunta dalla conformazione urbanistica delle stesse architetture cittadine. Ne sono un esempio le antiche vestigia che sorgono sul colle di Mattarella, resti dell'antico presidio militare edificato nel corso della dominazione longobarda e distrutto nel 1415 dai soldati svizzeri, decisi a strappare la Valle dell'Ossola al Ducato di Milano. Più a valle, nel cuore del centro abitato, troviamo la Piazza del Mercato, da secoli punto d'incontro e di scambio, dalla quale dirama la fitta rete di strade medioevali costellate di edifici di pregio. Tra questi spicca il rinnovato Palazzo Silva, antica residenza nobiliare che al suo interno accoglie una ricca collezione di oggetti e cimeli che ricreano l'atmosfera di casa nobile seicentesca ossolana. A pochi passi dalla Piazza del Mercato, il secondo gioiello della città di Domodossola, Palazzo San Francesco, costruito sulle mura perimetrali dell'antica chiesa dedicata al poverello d'Assisi. L'antica chiesa di San Francesco era un'antica chiesa duecentesca che è stata un gioiello non solo dal punto di vista architettonico, ma è stata importante anche dal punto di vista civile. All'interno sono stati firmati i patti d'editizi, così chiamati nel 1381, con i quali gli ossolani, i domesi in particolare, si sottomettevano ai visconti di Milano. È stata una cosa molto importante e gran parte della vita cittadina ha ruotato per diversi secoli attorno alla chiesa di San Francesco e ai frati francescani, ai frati minori, inclusa la creazione del primo ospitale, no? Sorto appunto per ospitare i pellegrini, poi anche i malati, diventato poi l'ospedale di San Biagio in città. Purtroppo questa chiesa ai primissimi dell'Ottocento ha pagato lo scotto anch'essa con le leggi francesi della requisizione dei beni ecclesiastici ed è diventata quindi un'abitazione civile per un po' di anni, è stato abbattuto il campanile, è stata praticamente trasformata con un secondo piano e poi è stata acquisita dalla Fondazione Galletti anch'essa e adesso è di nuovo di proprietà del comune, quindi della città. Dell'originario luogo di culto si sono conservati gli antichi affreschi e l'impianto medievale, una cornice perfetta per ospitare i capolavori dei pittori vigezzini e le mostre temporanee.
Terzo, ma non ultimo polo di attrazione culturale, il Palazzo di Città, sede del municipio, che ci proietta nel Novecento, ospitando al suo interno, nelle sale deputate alla quotidiana amministrazione, le memorie della Repubblica Partigiana dell'Ossola, istituita il 10 settembre del 1944. Domodossola è decorata con medaglia d'oro al valor militare per i fatti della Resistenza, perché è stata la sede di quel governo provvisorio della cosiddetta Repubblica Partigiana dell'Ossola, così chiamata poi successivamente, che è una delle più note e prestigiose zone libere nell'autunno del 44. Infatti in quell'epoca lì, in un periodo in cui gran parte dell'Europa era sotto il giogo nazifascista, questa zona, per una dimensione di circa 2000 km quadrati, è stata liberata dai partigiani e si è contestualmente, siamo nell'autunno del 44, costituita appunto una giunta provvisoria di governo. Questo è il primo elemento che rende quell'esperienza davvero di rilievo molto particolare: il trasferimento del potere praticamente immediatamente nelle mani di civili. Un altro elemento di assoluto rilievo è la grande concentrazione di personalità dal profilo culturale e politico decisamente considerevole che si è trovato in questa zona, quella concentrazione di persone in gran parte arrivate qui dalla vicina Svizzera, dove si erano rifugiati prima. Tra le personalità di spicco emerge senza pari la figura di Antonio Rosmini, filosofo venerato come beato dalla Chiesa Cattolica dal 19 novembre 2007. Legato da profonda amicizia ad Alessandro Manzoni, che di lui ebbe a dire è una delle 6 o 7 intelligenze che più onorano l'umanità, Rosmini fece di Domodossola la propria casa. Filosofo, teologo, mistico, è il nostro Antonio Rosmini, colui che istituì l'Istituto della Carità, che è un mirabile ordine religioso, e questo Rosmini è un personaggio di levatura internazionale, un filosofo che sarà sicuramente molto in auge e noi ci auguriamo che diventi presto dottore della Chiesa. Oggi è beato e la sua produzione filosofica consta di 80 volumi e rappresenta una profonda rielaborazione del pensiero agostiniano e soprattutto tomista, ed è soprattutto un metafisico che sa rivolgersi nel panorama filosofico contemporaneo come un interlocutore valido per tutte le filosofie contemporanee oggi. Nel 1828 Rosmini fondò la congregazione religiosa dell'Istituto di Carità, detta per l'appunto dei Rosminiani, presso il Sacro Monte Calvario, che fa parte del gruppo dei Sacri Monti Prealpini inseriti nel 2003 nell'elenco dei patrimoni dell'umanità UNESCO. Attorno al monastero, la cui struttura originaria risale alla metà del 600, si dipana il percorso di meditazione e riflessione che si snoda attorno ad una serie di 12 cappelle che illustrano le stazioni della croce e 3 cappelle che narrano la deposizione, il Santo Sepolcro e la Resurrezione.
una presenza che rinnova un sentimento antico. Sono molti, infatti, i piccoli luoghi spirituali perduti in queste valli. Il territorio solano è disseminato di eccellenti reperti romanici, nonché di alcuni reperti particolari legati proprio all'origine dell'evangelizzazione di queste terre. Si dice che parte delle chiese solane siano state costruite dai due fratelli costruttori di chiese, San Giulio e San Giuliano, inclusa la nostra chiesa di San Quirico, di Domodossola. Alle antiche vocazioni, spirituale e commerciale, Domodossola ha saputo affiancare la più moderna attività di accoglienza turistica. Le potenzialità innanzitutto sono enormi. Abbiamo questo foro del Sempione che ci mette direttamente nel centro d'Europa, con la vicina Svizzera che ha pochi minuti da noi. E ci mette in contatto con il grande paesaggio che è Milano, e quindi con la Lombardia. Noi cerchiamo di creare delle sinergie poderose tra Berna e Milano, e raccogliendo i frutti di questa interazione, facendo sì che i turisti si fermino anche a Domodossola, oltre che sul Lago Maggiore, e oltre alla possibilità di insistere nelle nostre valli, che oggi sono ricchissime sia di storia e sia come ambiente naturalistico. Alla piccola riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola fa da cornice l'ambiente alpino del Parco Naturale dell'Alpe Veglia de Vero, il territorio ancora integro del Parco Naturale dell'Alta Valle Antrona e la bellezza selvaggia e straordinaria della vasta area del Parco Nazionale della Val Grande. Ambienti naturali che in estate propongono escursioni guidate e attività didattiche. Una vocazione, quella dell'alta montagna, che si alterna con il volgere delle stagioni agli sport invernali. E abbiamo soprattutto gli impianti di risalita, che si stanno lentamente riconvertendo su un piano di competizione europea. Abbiamo investimenti poderosi in milioni di euro e due grandi realtà che sono Macugnaga e San Domenico che si affacciano a essere concorrenziali su tutto l'arco alpino. Thank you.
All'intero parco delle piste del San Domenico, ai piedi del Sempione, si sommano i 21 chilometri di piste della stazione sciistica di Domobianca, a soli 10 minuti dalla città di Domodossola. Si tratta di una delle zone più suggestive della Val d'Ossola, che grazie alla favorevole posizione geografica garantisce un abbondante innevamento naturale. Infine, tra le più rilevanti mete del turismo invernale ed escursionistico, c'è Macugnaga, centro principale della Valle Anzasca, ai piedi del Monte Rosa. Troviamo a Macugnaga, 1400 metri, ai piedi della parete est del Monte Rosa, la seconda montagna più alta d'Europa con i suoi 4600 metri. Macugnaga si estende su una decina di chilometri e comprende 5 frazioni. Attualmente siamo in primavera, è finita la stagione invernale, si può già iniziare a frequentare i sentieri che abbiamo su tutto il territorio, molto belli in tutte e quattro le frazioni, in varie posizioni geografiche, portano al Lago delle Fate al confine con l'Alta Val Quarazza, confinante con la Valsesia, oppure sotto la parete del Monte Rosa fino al rifugio Zambone a 2000 metri. Poi a giugno riaprono gli impianti per la stagione estiva con i due comprensori Monte Moro 3000 metri e Burchi Belvedere fino a 2000 metri. Al termine di un così lungo viaggio non può mancare un momento di ristoro. Tanti e corposi i sapori del territorio, dagli insaccati come la mortadella ossolana, il salame crudo e il salame della Val Formazza, ai tradizionali formaggi a base vaccina dei caseifici di montagna, dalla Toma allo Spress fino al pregiato Bettelmatt. Grazie alla variegata molteplicità di assaggi e all'ampiezza dei panorami, Domodossola e le sue valli rappresentano un luogo di assoluto rilievo, caratterizzato da un territorio tranquillamente selvaggio e solcato dalle tracce di un antico passato.